Perché questa mostra a Matera? Abbiamo deciso di organizzare il nostro primo evento qui a Matera perché uno dei membri del nostro collettivo è originario di queste terre e ci ha proposto questa location che credo che sia originale e comunque moderna, e subito abbiamo accolto questa proposta in maniera positiva ed eccoci qui a dare 8. Matera è candidata a Capitale Europea della Cultura 2019. Voi cosa ne pensate? Allora, siamo qui anche per questo. Alcuni di noi provengono dalla Romagna, Ravenna è un'altra delle città candidate, ma da quando siamo arrivati ci siamo accorti che in città qui a Matera c'è probabilmente un altro tipo di clima e la si sta vivendo molto di più con apprensione e con spirito positivo. Abbiamo visto una Matera veramente molto molto adatta per essere candidata e per svolgere questo ruolo nel 2019. E voi state documentando questi fatti? Siamo appena arrivati, ma sicuramente non mancheremo di fare questo. Domani faremo un'uscita con i ragazzi del workshop e ci dedicheremo appunto a documentare la fotografia, a documentare la vita in strada anche qui a Matera. Che pubblicherete da qualche parte? Sì, assolutamente, abbiamo il nostro sito www.inquadra.org e la nostra pagina su Facebook, sempre col nome Inquadra, e sicuramente pubblicheremo qualche scatto, probabilmente non solo nostro ma magari anche di qualche partecipante del workshop.